Ragazzi, ormai mi conoscete dopo tutti questi video. Ho ancora un debole per l'OS mobile di Microsoft. In fin dei conti, il mio primo smartphone è stato il Nokia Lumia 900. Oggi installiamo Windows 10 Mobile su macchina virtuale, giusto per vedere un attimo come funziona con questo metodo. Se vi può interessare, potete scaricare il file che servirà dal link che lascio in descrizione. Attualmente su Cloud Mega, eventualmente se manca la disponibilità in futuro aggiornerò il link. Basta che diate un avviso tramite commento. Non parliamo di ISO, ma di VHD, ovvero Virtual Hard Disk. Come fa a intuire il nome inglese, è un formato di un disco virtuale, ossia un file contenitore che include gli elementi di un normale hard disk fisico. Pesa 3,50 GB. Ci metterà un po' di tempo a scaricare, dipende naturalmente dalla vostra connessione. Per far girare il sistema operativo ho optato per il programma di Oracle VirtualBox, visto che c'è grande compatibilità. Vi lascio sempre in descrizione il link che rimanda al sito ufficiale per il download del software. Non vi mostro tutti i passaggi di configurazione, se no il video diventa troppo lungo, quindi andiamo veloci. Ecco il classico avvio di Windows 10 Mobile, identico all'8 e 8.1. Bisogna attendere qualche decina di secondi. E finalmente la schermata Start, sempre con questo blu appariscente. Qualcuno di voi sicuramente ha notato che manca il setup. È normale visto che la struttura è stata pescata da un debugger. La lingua di default è l'inglese, eventualmente se volete l'italiano potete andare nell'app impostazioni. Voglio vedere subito che build è perché non lo so, magari poi in descrizione ve la scrivo, eventualmente può servire. Ah, e come vedete si comporta in modalità orizzontale. Magari se possedete un tablet è probabile che la grafica vada in verticale, come lo si usa di solito. Come vedete viene segnalato un dispositivo generico, perciò mette Microsoft Virtual. Comunque, build 15063 non è l'ultima rilasciata, purtroppo. Per aprire la schermata dove sono presenti le finestre in background, digitate sulla tastiera Alt più Tab, tenendo premuto, altrimenti si chiuderà subito. La tastiera virtuale non funziona, perciò utilizzate quella fisica del computer o al limite quella virtuale dell'OS dove state eseguendo Windows Mobile. Verrà utilizzata la rete in uso nel sistema operativo principale, perciò se noi tentiamo di collegarci tramite Wi-Fi ad un'altra rete non è possibile, chiaramente. Alcune app potrebbero non avviarsi, altre avranno funzioni limitate, è normale. E niente, non c'è altro da dire, tranne qualche consiglio. È utile per chi deve lavorare ancora su questo OS, magari è uno dei pochi a sviluppare app, oppure per chi si diverte ancora a smanettare in generale, come me, magari per fare qualche homebrew. È da utilizzare su un tablet, visto che si sta parlando di un sistema operativo touch, però non è escluso un uso tramite desktop. Inoltre è comodo per sostituire l'app Connetti o il Project My Screen, che purtroppo ho notato che non funziona più a 360 gradi. Per esempio, se io dovessi fare una guida, un tutorial dove devo registrare la schermata, è fantastica come soluzione questa virtualizzazione. Bene, non c'è altro da dire, fatemi sapere nei commenti se eventualmente questa guida è stata benefica e noi ci vediamo ad un prossimo video.